quinta o la sesta che passa oggi? Distanzi, com'è che uno come te ha mollato tutto e si era segnato a correggere le bozze dei romanzi gialli? Non provi un brivido ogni volta che senti una sirena? Senti, sono 6 mesi che me lo chiedi, ma ancora non ti sei rotto i coglioni a farmi sempre la stessa domanda. Ma va là, pirla. Allora, lo hai indovinato chi era l'assassino stavolta? Dovevi essere un gran pistola come commissario. Su, vieni che ti do un passaggio. No, grazie. Preferisco fare 2 passi a piedi e prendere una boccata d'aria. Anche se in questa città di Bauscia l'aria sa solo di polenta. Signora, signora, mi ha fatto riparare il filo della luce? Oh, Gesù, me ne sono scordato, dottore, ma domani provvedo, stia sicuro. Come no? Sono 3 mesi che c'è questo maledetto contatto. Questa volta chiamo l'elettricista, dottore. Promesso. Speriamo. Commissario, sì? Un telex. Grazie. Pronto? Sì, sì, abbiamo provveduto. Stia tranquillo. Sì, sì, stia tranquillo. Buongiorno. Chiamami Tanzi, svelto. 631-499. Pronto, sono a Stanley. Lo sapevo che avresti telefonato. Allora sai anche che ieri sera è evaso il cinese. Sentimi bene, Tanzi. Ci sono state già 2 rapine in città. In piazza del Duomo c'è una manifestazione operaia, quindi non posso mandarti neanche un agente per proteggerti. Ti assicuro che se ti levassi dai piedi sarebbe meglio per tutti. Tu hai un gran pregio, Astalli. Parli chiaro. Intanto non rischi niente. Non è a te che vuol fare la pelle cinese. Gli hanno dato l'ergastolo per la mia testimonianza. Dai, dai, non prenderlo su quel tono. Volevo soltanto dire che se ti facessi dare un periodo di riposo e ti allontanassi, sarebbe... Pronto? Pronto, Tanzi? Guarda un po' che succede. Pronto? Fermo lì. Me manna il cinese, lui non si sporca le mani con una carogna come te. Scusi, dottor Astalli, c'è qualche novità nelle indagini? No, nessuna novità. Ancora una domanda, commissario. Quando avranno luogo i funerali? Non avranno luogo i funerali. La salma di Tanzi verrà inviata a Soriano del Cimino e tumulata nella tomba di famiglia. E adesso scusatemi, ma ho da fare.
che non me lo vedo. Hai fatto bene. Vero? A Ginè, è che il giornale. Mettila sì, dai. Indagini del cazzo. Allora, io via qua. Chi è? Eccomi qua. Siete stati bravi. Guarda, guarda bene, voglio sapere se pensi che mi hanno bidonato. Che sono culi dei bicchieri questi, secondo te? Guarda bene, eh. Acine, ma quali culi dei bicchieri? Questi sono brillocchi veri. Ma va. Sono gagliardi. Ah, sì? Acine, oh, ti abbiamo fatto un bel lavoro. Certo che avete fatto un bel lavoro. E vi dimostro quanto l'apprezzo. Tiè, dalla sgrinfia tua. E tu a tua moglie. Grazie, Cine. Porca troia. Ammazza, quanto è bello. Salvador, te l'ha fatto un cazzo, tiè. La prossima volta, se ti comporti bene, do un brillocco pure a te. Ammazza. Au, sta arrivando Di Maggio. Senti, Dario, ho portato una bottiglia di champagne francese. Sì. Sarà bello ghiacciato. Ah, porta pure dei bicchieri puliti. Salve, Cinese. Ciao, paesà. Ma non ti sembra rischioso andartene in giro con tutta la polizia che ti cerca? No. No, qua ci sono solo sorche di fogna, non ti preoccupare. A proposito di sorche, dopo 3 anni, come te la passi? E a te che ti frega? Parliamo d'affari. Toh, vuoi? No, grazie. Sì, parliamo d'affari. Business. Mi hanno detto che vuoi... che vuoi entrare in società con me. E ti hanno detto bene. Conosci l'avvocato Marchetti? Ho sentito parlare molto di lei. Si accomodi. Grazie. Certo che hai sentito parlare del cinese. Sì, sei stato in gamba. E io di te mi fido come d'un fratello, my brother. Sono cose che non si dimenticano. A proposito di brother, è per questo che ti ho fatto venire qua. Perché mi sembra giusto che due fratelli, quando si vogliono bene, se dividono il 50% degli affari. Puoi scherzare, eh? Nell'unità sta la forza. Ti va questa? 50 e 50. 20. Sei tirato però, eh? Facciamo 30. Ah, sì, ok. Salute. Si accomodi, prego. Vediamo, caro. Mi sembra una gran buffonata. Sei libero di pensarla come ti pare, ma ti assicuro che così è meglio per tutti. Tieni, sono di quella 128 blu. Quando arrivi a Ginevra, presentati a Steiner, è già stato avvertito. Grazie, Steiner. Anche se è veramente assurdo che debba essere proprio io a scappare come un ladro. Ciao, dimentica il cinese, dimentica tutto e fatti una bella vacanza. Per favore, vuol spostare la macchina? È in divieto di sosta. A che ora c'è il primo treno per Roma? Alle 9:15. Il rapido delle 9:15. Nessuno? Vengo subito. Desiderate? Ecco, dovrei fare un regalo alla mia professoressa di storia dell'arte. Mi hanno detto che qui avete delle belle stampe. Vede, a noi ci interessa roba antica, de pregio.
Andozzani i sordi. Non ci sono soldi. Andozzani i sordi. Carogna. Dai, parla. Ce lo sapevo che stamattina ha ritirato 2 milioni dalla banca. Tirali fuori, a te mandiamo all'albero i pizzuti. Stanno lì, dietro la tenda. Tienilo d'occhio, cappuccino. Ci metto un attimo. Grazie. Buongiorno, dottore. Zio! Zio, che ti hanno fatto? Leonardo. Tieni, bevi. Grazie. Ma allora tu... Te l'ho detto ieri per telefono. La mia morte era soltanto un trucco. Chiamo un dottore. No, sto meglio ora. Sai, mi hanno rubato tutto, tutti i soldi. Mi hanno rovinato, Leonardo. Quei soldi mi servivano per pagare il mutuo. Mi hanno rovinato. Ma tu puoi riconoscerli? Non lo so. Sono tutti uguali, quei figli di puttana. Aspetta. Uno l'ha chiamato Cappuccino. Può darsi che sia un soprannome. Ci vediamo, signor. Ciao. Buonasera. Salve. Desidera? Una camera con bagno. Una camera, eh? Patti chiari e amicizia lunga. Qui dentro è proibito portare donne, fa casino, bucasse le vene e magnà in camera. Per il resto fate il cazzo che volete, basta che pagate. Poche parole, eh? Appunto. E tanta bella ciccia. Risparmiate per qualcun'altra, occhi chiari. Io so in odore di santità. Qui se paga anticipatamente, cioè subito. Ecco. Un whisky. Senti, hai visto Cappuccino? Sì, ho visto stamattina e me lo so bevuto. Buona, eh? No, non ci vengo! Muoviti, disgraziata, dai! Dai! Ti faccio vedere io come tratto le strozze! Lasciami, Nicola! Non mi toccare! Sta zitta, scema! Zitta, ti spacco la faccia! No. Cammina! No. Andiamo, su! Ti insegna Nicola a fare la curva! A raccontar balle! Ti piace picchiare le donne, eh? È un tuo amico? Lo conosci bene? Sì. Ah, attento! Su, vieni. No, vattene tu ora. Altrimenti quello lì stanotte mi ammazza. Non sei obbligata a tornare con lui. E dove vado? Io a Milano non ci torno. Non ho una lira. Dovrò pure dormire, mangiare. Di fame non si muore. Usciamo adesso. Ecco, guarda. Vedi quei graffi sulla capsula? Sì. E allora? Per me sono stati sparati da 2 armi diverse. Commissario, è per lei. Sì, grazie. Pronto, parla Stalli, chi è? Tanzi. E dove diavolo sei? Sono a Losanna. Senti, volevo sapere notizie sul nostro amico. Sai, mi sono rotto le scatole di fare l'emigrante. Meglio che non torni a Milano. Il cinese è sempre uccel di bosco. Non solo. Ma adesso pare che sia anche entrato nel giro grosso. Sì? Sì. I miei informatori mi dicono che adesso lavora per Di Maggio. Chi? Di Maggio? Sì, Di Maggio, l'italoamericano. Droga, night, ricatti. Senti. Sequestri di persone. Tutto passa per le sue mani a Roma. Ah, ho capito. Beh, mi dispiace per te. Questa volta sono affari vostri. Senti, tienimi informato però. Io sono al London Hotel. Di Losanna? Sì, di Losanna. Ciao, eh. Senti. Rintracciami da dove veniva questa chiamata. Bene.
Allora, dove eravamo rimasti? Ti stavo dicendo che la perizia conferma la mia ipotesi, e cioè che a sparare sono state due armi. Scusa. Prego. Sì, sono a Stalli. La chiamata veniva da Losanna, da un albergo. Da Losanna? Ma no, non è possibile, guarda... Sì, commissario, Losanna, Svizzera. Va bene, va bene. Sì, sì, grazie, va bene. Ciao. Qual è il valore della merce che ci ha fregato questo pidocchio? 9 milioni. 9.400.000 lire, signor Di Maggio. 9 milioni, Nove milioni. Molto bene. Beh, 1 milione ogni pallina mi sembra giusto, no? Che ne dici tu, carogna? Ti sembra giusto? Signor Di Maggio, c'è uno dei ragazzi del cinese. Ah, bene, vieni, vieni avanti, vieni. Che interessa anche te vedere che cosa succede a chi vuole fottere Di Maggio. Che te ne pare? Bel colpo, eh? Sto aspettando. Ho portato i soldi della protezione. Bravo. E quanti sono? Non lo so. Mi vuoi prendere per il culo? Io guardavo sempre nelle buste. 18.750.000. That's good, così va meglio. Posso andare? Aspetta un momento, che fretta hai. Il ragioniere deve darti un'ambasciata per il cinese. Questo mese siamo sotto di svariati milioni a causa di un commerciante che non ha voluto pagare. Un certo Natali. Un brutto fetente che sta facendo un gran casino. È proprio incredibile. Io assicuro la protezione a questi ingrati e loro come mi ripagano? Tirandomela nel culo. Natali? Lo dirò al cinese. Oh. Bravo. Dillo al cinese. Lui sa che cosa fare. Dick. Schultz. Forza. Vattene, voglio, è meglio. Ho detto basta con queste sanguisughe. Io non ci sto, capisce? Io non pago più una lira. Sì? No, signora, me lasci finire. No, capisco, capisco. Lei ha paura che gli danno fuoco alle pellicce. Sì, ma faccia come me, non paghi. Ecco, brava. E dica a suo marito che gli c'è una bella calibro 9 e un paio di palle di ricambio. Signor Natali, buon pranzo. Grazie, Bruno. Ma che me l'hai alla strada? Ma chi è? Che vuoi? Ma chi siete? Zitto, e non ti preoccupare. Che volete? Dai, su, andiamo. Sigaretta, sono da? No, grazie, io non fumo. Ah, beato lei. Cazzarola. Magari mi potessi levare pure io il vizio del fumo. Ma sa com'è, no? Le preoccupazioni. Ebbene. Senta, sono da. A proposito di preoccupazioni, lei è un po' in ritardo coi pagamenti, no? I pagamenti? Che pagamenti, scusi? Ettore. Mi dai il cricche, per piacere. E il cricche? E che ci dovete fare col cricche? Se lei paga subito, niente. Io ho lasciato il libretto degli assegni in ufficio, c'ho il portafoglio, guardi, con pochi spicci, guardi. Venti sacchi. E lei come fa a uscire così, con pochi soldi? Un imprevisto, qualcosa? Beh, io... Sai... Ma lei in par de coglioni, sonnata.
E poi c'era conti fregnacci. Fece un sacco di soldi. E non offre manco un caffè a chi gli protegge gli affari sui. Sia buono. Abbia pietà, La prego. Sarò buono, va. Ma lei deve promettere che sarà puntuale. Sì, sì, stia tranquillo. Io sarò puntuale, però... Adesso, sia buono, Va bene, va. Sta macchina c'è il cambio automatico, vero? Sì, è automatica. Allora, cercherò d'aver pietà, E io purtroppo una gamba gliela devo rompere per forza. Ma se gli rompo qua a destra, poi non può frenare e si rompe pure i denti. Allora gli rompo quella a sinistra, va bene? Ma che sta a dire? Te sto a dire che ci hai rotto le palle, sornata. Adesso, mettete questo in bocca e mozzica forte, Dai. Dammi la gamba, dai. Svelto. No. Dai. Dai, su. Ancora. E poi arriva Nicola, che tu hai conosciuto l'altra sera. La prima volta che l'ho visto è stato in uno studio fotografico di un certo Fazzi, uno del giro, legato a gente importante, come Di Maggio. Conosci un certo Frank Di Maggio? Sì, di nome. Che tipo è? Ma io non lo conosco personalmente. È un italo-americano con un sacco di soldi, di donne, bei vestiti, belle macchine. Insomma, uno potente. Dicono che abbia una villa sull'Appia Antica, beato lui. Ehi, ma mi stavi a sentire? Certe volte quando ti parlo ho l'impressione di annoiarti. A proposito, che ore sono? Le 9:10. Al telefono, cercano un signore biondo. Tieni. Pronto? Pronto? Nadia? Nadia! No, non spari, sono il brigadiere Esposito. Dottor Tanzi, non mi riconosce. Cosa facevi dietro la mia porta? Hai rischiato una bella pistolettata. Ti ho fatto male? Beh, insomma, come si dice a Roma, stavo meglio prima. Adesso mi spiegherai, però. Certo, dottore. L'ho vista entrare qui, ma non ero sicuro che fosse lei. Sai, i giornali la davano tutti per morto. Ho cercato anche di telefonare, ma poi ho pensato che una voce si riconosce male e allora sono venuto su di persona. Che cosa vuoi? Si tratta di mia sorella, Lina. Si è cacciata in un brutto pasticcio, ma lei può aiutarmi. Ecco, è lì dentro. Sei sicuro che questo Fazzi porta delle ragazzine qui? Sì, le attirano con la storia delle fotografie pubblicitarie promettendo degli ingaggi come modelle. Poi le drogano e le inducono a prostituirsi. Senti, ma perché queste cose non le hai raccontate in questura? Hanno in mano mia sorella, quei porci. E poi volevo evitare lo scandalo. Lina ha solo 18 anni. Ho cercato di fare da solo e mi sono preso una coltellata. Ecco, guardi. E loro sono ancora lì che proseguono indisturbati, dietro il paravento dello studio fotografico. Andiamo. Thank you.
No, no, per favore, lasciatemi. Sta zitta, cretina. No, vi prego, per favore, non voglio. No, sto male, no. Chi sarà questo rompiscatole? Vai a vedere. E tu zitta, eh? Vieni. Ah! Oh. Sei ferito? Non si preoccupi, non è niente. Mia sorella, Lina. Chi altro c'era dentro? Uno solo, Fazzi. Portala via, dai. No, 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 io non c'entro. Lavori per Di Maggio? Di Maggio? Ma tu sei matto. Io non lavoro per nessuno. Basta, io non so niente. Di Maggio l'ho appena sentito nominare. Nicola lo conosce bene. È lui che tiene i contatti. E dov'è Nicola? In Svizzera, per conto di Di Maggio. Ci va tutti i mesi. E quando è che torna dalla Svizzera? Domani, domani mattina. Sorridi. Sì. Sorridi. Stai bene? Abbastanza. Stai meglio adesso? Sì, adesso sì. Dica, ti serve il tassino? Sì, grazie. Ma come cazzo guida la gente? Scusi tanto, faccio in un momento. Sì, vai, vai. Ma, insomma, se volemo sbrigare, che io faccio da... Tu? Ma che cazzo vuoi? Adotto, passiamo sicuri che è tutto regolare, perché io ho moglie e figli, devo, capisce? Va, va tranquillo, ma dimentica quello che hai visto. Stasera qualcuno avrà un bel mal di fegato. Ascoltami bene, cinese, se sono venuto qui è per un fatto molto grave. Meno di 2 ore fa Nicola ha avuto un incidente. Ah, e che gli è successo? È stato a Lugano a depositare 900 milioni contanti su un conto cifrato. Al suo ritorno
Qualche figlio di puttana l'ha mezzo ammazzato e gli ha fottuto la ricevuta col numero di codice. Ah, i mortacci sua. E chi è stato? Senti, io non ti voglio rovinare la digestione. Ma ho ricevuto una telefonata da una donna, una voce simpatica. Dice che sei stato tu a organizzare il movimento a Nicola. Ma per piacere, Adimà. Per piacere. È stata Rita la zoccola che ti chiama per telefono. Sì o no? Ma fammi il piacere, oh. Agoso, Anino. Dica, Sormaglio. Porta per conto in digersersi, per piacere. Sì, subito. Adimà, qua ci vuole digersersi, sennò come digerisco queste stronzate? Io ho lo stomaco delicato, sa. Curatelo, che si va al cimitero per molto meno. Ah, ti preoccupa. Vabbè. Fammi un piacere, allora. Aiutami tu a ritrovare quella maledetta ricevuta. Vabbè. Ok, ci vuoi contare? Io ci conto, eh. Come fatto, ciao. Ciao. Allora, tutto a posto? Vaffanculo, va. Perché? No, no, a te. Allora, che ci abbiamo? Di gelsesso, il formaggio e mezzo litro. E il prosciutto? E il prosciutto. 100.000, ti sta bene? Grazie, sor Maier. E mi raccomando, occhio qua, eh. Hai visto Cappuccino? Perché adesso? Guardate in giro, se non c'è, aspetta. Di chi è questo cappuccino? Come sarebbe a dire che il cappuccino è mio? Dammi qua, va, che sto a perdermelo di pure il culo. Calmati, che qui il peggio deve ancora venire. Oh. Calma, non ce l'ho con voi. Oh. Vieni! Oh, ma che vuoi? Te lo ricordi l'antiquario di via Panico? Lasciami per pietà! Tu non hai avuto pietà per lui, vigliacco! No, no! Beh, se non sapevi che è successo. Niente. Il ragazzo ha trovato il cappuccino un po' freddo. E a me i danni chi mi paga? L'operopia assistenza ladroni. Vai a chiamare la polizia. Muoviti. Muoviti! Sorella? Sì, dica. Scusi tanto, io sto cercando un amico mio che ci ha avuto un incidente. Macchina? Beh, quasi. Provi al quarto piano a sinistra, in traumatologia. Senta un po', quanto costa far di una messa? Defunto? No, ma gli manca poco, però. Dipende da quanto uno può, 4 o 5.000 lire. Guardi, io gli do 100 sacchi. Ma mi raccomando che sia una bella messa, con tanto dei fiori. E come musica ci mette la ballata dello stronzo. L'autore è sconosciuto, ma la trova in qualunque discoteca. Va bene? Mi raccomando, eh. Sia lodato Gesù Cristo. Sede, mi sei venuto pure a trovare. Bravo. Che te manda di maggio? A me non mi manda nessuno, sono venuto per cazzi mia. T'ho portata la raggi. Grazie, sei sempre un amico. Dove sta? T'agita, che ti fa male. Io ancora non mi capacito. Non lo so com'è successo. Dimpo, Nico. Sì.
Tu ti ricordi com'era quello che ti ha ridotto così? Era biondo, c'aveva un par di baffi proprio due baffacci. Era uno che già mi aveva fatto incazzare un'altra volta. E c'aveva pure l'aria da coso, da sbira, capito? Hai notato se per caso c'era qualche ferita, qualcosa? Chi ha fatto a tempo? Mi è arrivata la tramvata subito. C'aveva la faccia da sbirro, hai detto, eh? Sì, sì. Allora se c'aveva la faccia da sbirro, c'aveva la faccia da infame. E se c'ha la faccia da infame, potrebbe assomigliare a questo qua. Sì, è lui, aio, è lui, è morto. Oh, Agini, dimmi qualche cosa, non mi fa stare sulle spine come Frankie, che non mi ha detto un cazzo. Senti un po'. Sì. Quanto hanno detto che devi stare qua, i dottori? Sì. No, i dottori hanno detto che me la cavo con una ventina di giorni. Salvo complicazioni. Conserva questa busta. Contiene il numero di un conto corrente svizzero. Abbi pazienza, poi un giorno ti spiegherò tutto. Con calma, Leonardo. Fai quello che devi fare prima. Adesso andiamo a prenderci un caffè, eh? A proposito, la banca mi ha aiutato. Pagherò un po' alla volta. Signore, io stavo qui. Gli hanno sparato dal terrazzo. Lassù ho visto una fiammata. Povere. E che modi? Com'è successo? E ci hanno tirato contro una bomba. Poi non ho capito più niente. E c'era il fuoco. Chi ha fermato la Giulia dei banditi? Non lo so, un civile. È saltato in mezzo alla strada e si è messo a sparare come un matto. E dove è andato? Questo civile. Ripeto, piazza dei Coronari, mandate un'ambulanza. Tra i civili c'è una vittima. Voglio sapere tutto di quest'uomo. Chi era, cosa faceva, se andava a donne, se guardava la televisione, anche il più piccolo particolare, chiaro? Va bene. Che c'è?
Questa gomma mi piace. Ti piace? Sì, sì. No, no, no. Il rapporto sull'antiquario. Tanzi. Il commissario? Non esattamente. Ex commissario di pubblica sicurezza. Deve essere nascosto da qualche parte. Frugate gli alberghi, frugate le pensioni, fate quel cacchio che volete, ma trovatelo. Ah, il cervellone ha i suoi dati e la sua fotografia, vai. Certo che lo conosco, purtroppo è lui. Sì, è lui. Ne ha fatti fuori tre, questo figlio di puttana. Mi ha rovinato. Dovevo capirlo che era uno sbirro. Credevi che fosse da protezione animali, imbecille? Fatevi qualche idea, piuttosto. Dove possiamo beccarlo? Non lo so, non ho idea. Ma la ragazza, Nadia, dovrebbe saperlo. Quella che stava con Nicola. Se ricordo bene, mi aveva dato l'indirizzo di una pensione. Che pensione? Che pensione? Su, parla! Dov'è sta pensione? Così ti sei fatto trasferire a Roma? Sì. Per starti più vicino. Non ci ho mai creduto che saresti rimasto in Svizzera a fare il turista, sai? Però mi devi togliere una curiosità. Come hai fatto a telefonare da Losanna stando a Roma? Semplice. Ho un'amica che lavora in un albergo a Losanna. L'ho chiamata. E lei ha fatto da ponte radio con Milano. Senti, Leonardo, capisco che ti hanno ucciso un parente e sei sconvolto. Prima si può sapere che cosa hai in testa? E che cos'è quella lettera di accredito che ho trovato in tasca a tuo zio? Me l'hai detto tu che il cinese lavora per Di Maggio. Questo a Roma lo sanno perfino le guardie papaline. Beh, io ho organizzato uno scherzetto al cinese. Ho intercettato un corriere del suo amico Frank e gli ho mandato all'aria, lira più, lira meno, 900 milioni. Poi ho fatto telefonare da una mia amica a Di Maggio in modo da far ricadere la colpa sul cinese. Bravo.
Ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Di te ne rendi conto? Se quei due entrano in guerra a Roma succederà un tale casino che al confronto l'anno santo sembrerà un pomeriggio di Ferragosto. Ascoltami, Guido. Io conosco Luigi Maietto meglio delle mie tasche. Quello vuol scalzare l'americano e prendere il suo posto. Ma tu te l'immagini che succederà? Se Maietto detterà la legge, riesci minimamente a capire che se l'ottavo re di Roma sarà cinese, regnerà su un lago di sangue. No, credimi, non è soltanto un problema personale. Il fatto è che bisogna fermarlo a tutti i costi. È troppo ambizioso e troppo intelligente anche per limitarsi alla delinquenza di piccolo cabotaggio. Può darsi. Può anche darsi che tu abbia ragione. Ma ricordati che tu adesso non hai alcuna autorità. Di nessun genere. Sei un cittadino qualsiasi. Che c'è? Vuoi farmi arrestare perché ho sparato a dei delinquenti senza avere più il porto d'armi? Anche. E allora provaci. Sì, pronto. Stronza fottuta, scopi pure con gli sbirri adesso. Ma io te faccio passare la voglia. Parla. Dov'è? Dov'è quel froscio d'un poliziotto? Avanti. Avanti, dillo, se non vuoi finire all'ospedale. Io te rompo, sa. Te chiedo i connotati. Sei più stupida di quanto pensassi. Adesso ti sistemo io. Chi è? Sangola, chi è? Capite, va bene? Non basta, lasciami. Chi è qua? Dove se nasconde, Dante? No, tu lo sai! Detto, non lo so, parla! Basta! Allora, mi dici dove sta? Dai, calma da adesso, se no l'ammazzi sul serio e non ne cavamo più niente. Eccomi! Ah! Sono qui! Ah! Oh! Oh! Perché sta caciara? Levate da mezzo, stronza! Fuori! Fuori da qui! Ma che me volete rovinare? Su, volete? Su! Ma che succede? Fatta i cazzi tua! Sul terrazzo! Ma sei da qui prima che arrivi gente. Ma dove sei nascosto? Se va nascondendo gli pare, st'infame. Tanto lo troviamo. Su questo ci puoi contare. Su, è finita. Sì. E poi ci ha preso pure dei contropiede. Quel brutto fio della mignotta. Dario mio. Vedi, io non ce l'ho con te. Non ce la posso avere con te. Perché se sei stronzo, non è colpa tua. È colpa di quella vacca che ti ha partorito dal bucio del culo, no? E quello che mi dispiace, porco Giuda, è che potresti essere pure un bravo ragazzo. Ma davvero potresti essere un bravo ragazzo? Ma cazzarola, c'è una capoccia dura. Ma proprio dura. E allora le cose bisogna fartele entrare dentro proprio per forza. Oh, hai capito? Aiuto! Mi hai fatto male! Dario, dai, dai, su, non fa scena, eh. Dai, su, non fa scena.
E intanto arriva il brillocco, dai. Che fai, ci rimani male? E chi se ne frega, arriva il brillocco, va. Tanto a te che ti serve, dentro la merda non c'è pietra che brilla. E poi scusa, fammi capire. T'avevo detto di darla a battona tua. Che se siamo fidanzati io e te? Oh, ma che ti sei messo in testa? Ah. Non vedi questo? Vabbè. Mo' mi tocca giocare l'accoppiata da americano col poliziotto. E che dovevamo fare allora? Che dovevamo fare? Ci dovevamo avere pazienza. E io di pazienza ce n'ho tanta da affogarli. È per questo che mi chiamano il cinese. Tenga. Grazie, dottor. Per adesso siamo al sicuro. Tieni, comprati un vestito. Alle 6 c'è un rapido per Milano. Perché? Chi parte? Tu. No, bello mio. Stavolta hai preso una cantonata perché io non mi sposto da Roma. Non ci torno più a Milano. Lo vuoi capire, sì o no? E poi stammi a sentire. Mi hai fatto prendere un sacco di botte. Mi hai anche fatto perdere il lavoro. E adesso vorresti buttarmi via come un asciugamano usato, eh? No, grazie. Io resto qui. Come ti pare, Nadia? Ma ricorda che la pelle è tua. Il cinese non impiegherà molto a trovarci. Cerca di capire. Non avremo sempre fortuna. Vuoi dire che ti preoccupi per me? No, per me? Dai, scherziamo. Ci vediamo fra una settimana a Milano. Come vuoi, ma è chiaro che mi stai scaricando. Ma che cazzo sta facendo il cinese? Che cosa aspetta? Perché non si fa vedere? Ormai sono passate 2 settimane e non si degna neppure di mandare i soldi delle protezioni. È scomparso dopo l'affare Natali. L'hanno riconosciuto. Io me ne frego! Me ne frego! Se è tanto coglione d'andarsene in giro per Roma con gli sbirri al culo, ha chiuso con me. Ma voglio i soldi uno sull'altro e subito. Tutti li voglio, quei maledetti soldi. Adesso chiamami Tony. Sì, vado. Qualcosa non va, caro? Vaffanculo. Come hai detto? Ho detto vaffanculo! Sparisci! Dick! Schultz! Tu! Su, da bravi. Mi avete chiamato, signor Di Maggio? Sì, vieni qua, picciotto. Quello stronzo del cinese mi ha scassato la minchia. Io non lo sopporto più, capisci? Certo. Adesso noi dobbiamo fargli sapere che deve mandarmi il denaro delle protezioni al massimo entro 48 ore. Poi, quando avremo recuperato i soldi, non ci resta che studiare il modo migliore di dargli il ben servito, capisci? Bene, signor Di Maggio, me ne occupo subito. Sei un bravo picciotto. Signor Di Maggio, signor Di Maggio. Che cazzo c'è ora? La polizia. E che vogliono? Non ho capito bene. Traffico di valuta, hanno detto. Sembra che abbiano rintracciato la ricevuta che ha perduto Nicola, quella del conto in Svizzera. Non ci voleva. Dove sono? Al cancello. Chiama l'avvocato Marchetti, presto. Subito. E ricorda di far mangiare i cani. Certo. Ecco, una prima per Milano. Sono 14.000 lire, signorina. 15 e 20. Grazie. Prego. Entra e sta zitta. Che c'è? Che succede? Forse ti hanno seguito. No, è impossibile. È una donna alta, bruna, sui 30 anni, coi capelli lunghi. Vieni, guarda.
La conosci? Non mi pare, ma... Sì, devo averla già vista. Mi ricorda qualcuno, però non so bene chi. Stai indietro. Zitta e chiudi. Svelta. Chi sei? Mi chiamo Maria Proietti. E cosa vuoi? Raccontarti una storia. E perché? Per vendicare mio fratello. Nicola Proietti. Sono sicura, te lo ripeto. La cassaforte è negli uffici dell'ultimo piano. E dentro c'è tutto l'incasso che Di Maggio accumula in un mese. In media dai 600 agli 800 milioni. Ma tu come lo sai? Lo so, perché era proprio mio fratello che li portava in Svizzera. E perché mi viene raccontato tutte queste cose? So che è stato Di Maggio a uccidere Nicola. E l'unico modo per vendicarmi è quello di colpirlo nella cosa che gli sta più a cuore. I soldi. E tu vuoi che sia io a fare lo sgobbo? Sì. E perché? Senti, a Roma lo sanno tutti. L'unico che può fregare Di Maggio è il cinese. Mi ripeti com'è sto sistema d'allarme? Si tratta dei congegni elettronici. Ma non ti devi preoccupare. Tra mezzanotte e mezzanotte 10 li staccano. Allora devi entrare, quando fanno il cambio della guardia. Né prima e né dopo. Ho capito. E adesso vattene perché ci devo pensare. Acini, fallo per l'anima di mio fratello. Sta sicura che lo farò per l'anima di tuo fratello. Sei buono. Ettore, accompagna la sorella dell'anima di Nicola alla porta, per piacere. Grazie. Certo che non sarebbe mica male tagliare i puli da st'americano. È proprio questa l'occasione che aspettavo, caro mio. Quando lo fanno il movimento? Stasera. Senti, informati in che cella sta Di Maggio. Ok? O voglio raccomandare? Ho capito. Vuoi raccomandare amici perché lo trattino bene? Sei proprio gagliarda, cinese. Sei in ritardo. Credevo che non arrivassi più. Ma come si fa a mancare di parola con un commissario? Non chiamarmi più commissario. Ora sono un cittadino qualsiasi. Hai portato il resto del materiale? Ah, certo, professore, come dai istruzioni. Molto bene. Ma non chiamarmi più professore. È dal 1965 che nessuno mi chiama più professore. Da quando, se ben ricordo, ho terminato il progetto di questo palazzo. Certo, da quando hai progettato questo palazzo e da quando... ti sei liberato di tua moglie. Beve per sbaglio dell'acido muriatico, poveretta, ma questa è un'altra storia. A proposito, chi abita nell'altro palazzo? Un notaio, studio e abitazione. Sbrighiamoci. Entro mezzanotte dobbiamo neutralizzare il sistema d'allarme. Fra un'oretta potrai riprendere la ginnastica. Adesso pensa a riposare un po'. Legali a letto. Con piacere. Sta giù, è fermo. Ma io, insomma, ma... Lascia la parola. Li ho sistemati, tutto a posto. Sbrighiamoci. Attento con la corda, eh? Sì, sì.
Credo che abiti lì. Andiamo e stai in campana. Non mi fido più del cinese. A Gigi, che succede con sto caffè? Ecco, Macini. Se l'avvocato è puntuale, dovrebbe stare qui a momenti. Oh, appena parli dei cornuti, spunta nei corna. Vengo. Buonasera. Un caffè, avvocato? Non voglio un cazzo. Non gli ho chiesto se vuole un cazzo, gli ho chiesto se vuole un caffè. Smettila, cinese. Smettila. Avvocato, mi sbaglio o prima si davamo di lei? Sì, ma si dà di lei alle persone serie, cinese. E che non sono una persona seria io, scusi. A parte il fatto che mi fa venire qui nel cuore della notte, lei è da parecchio che non versa i soldi delle tangenti. Ma come sarebbe nel cuore della notte? È mezzanotte. A Gigi, scusa, cosa fai lì? Mezzanotte meno sette, a cinese. Ha visto, mezzanotte meno sette. Lasciamo perdere l'ora e veniamo al sodo. Perché è in ritardo coi pagamenti? Avvocato, io c'ho da fare, capito? Io c'ho un sacco da fare. Guardi che Di Maggio è fuori di sé. E se Di Maggio è fuori di sé, di giugno ci rientra, capito? Capito? Di Maggio è giugno. vabbè, scusi avvocato, scusi. A Gigi, fammi i seri, dai, fammi i seri. Se no l'avvocato si incazza, c'è pure il gorilla, via. Ma se faccia, c'è. Ma che te lo per culo a te? Eh? Allora, vuoi il caffè? Fin qui tutto bene, professore? È stata una passeggiata, ma adesso viene il difficile. Fermati! Il corridoio è pieno di infrarossi. Toh, metti questi. Dai, muoviti. Passa tu per primo, ma fai attenzione. Thank you.
Dov'è il selettore? Là dentro. Il mio piano va a monte, capisci? Ma non si fa niente con la fretta. Eccolo. C'è una bombola spray qui dentro. Prendila. Aprila. Tu sai quello che devi fare. Andiamo. Attenti. Svelti. Ci siamo, ragazzi. Apri. Non ci avevamo tempo da perdere. Forza. Dormi tranquillo, su. Ecco, così. Oh, c'ha ragione la donna. Liscio come il burro. Andiamo. Via, andiamo. Il pannello. Oh, porca miseria. Tu squagliati, va a casa. E tu? Ti raggiungo dopo. Forte dovrebbe stare nell'ultima stanza a sinistra. È già 10:30, io devo andare. Mi raccomando, eh? Non si preoccupi, avvocato. Appena finisco un movimento che ho per le mani, regola me i conti, non si preoccupi. Aspetta un po', perché non rimane qua che famo una partitina insieme, eh? No, grazie. Non ho tempo per giocare. Non ho tempo io. È un peccato, avvocato. Io da tempo ce n'ho tanto. Ci vediamo, avvocato.
Muovimus. Aspetta. Adesso. Amvidia, quanti sono? Oh, ma questo risolvi la scambiata di pecesci. Se ne peccamo de grano. Alla faccia degli stronzi. E il cinese se rifà le spese, eh? Sì, per un anno e per un mese. Tiè, Salvato, a riparte le palle dell'occhio. E rifà certo il blocco. Porca mignotta, via, via! Ma che cazzo di cloroformio gli hai dato? Di là no, ci fregano, sul tetto. Forza ragazzi, giù. Dai, sbrigati. Che legala bene. Sverto, sverto. Pisani, salve, dottor Tanzi. È venuto a darci una mano? Perché no? Mi scusi, sa, ma lei è qui per caso o per via dell'allarme? Beh, passavo di qui, ho sentito l'allarme e mi sono appostato come nei vecchi tempi. Toh, va bene che non valgono nulla, ma gettarli dalla finestra poi... Già. Lentini Alfio de Cartagirone. Tornò dai Stati Uniti nel 72. Bruno, coi capelli ricci. Ah, capelli ricci. Sì, sì, me lo ricordo. Era cugino da parte di mia madre. E che fine ha fatto? Poveretto, ha fatto una brutta fine. Gli hanno tagliato la gola mentre stava dal barbiere. Fai lo spiritoso. Ma che spiritoso, signor Di Maggio, a forza da stare qua dentro si diventa vecchi e tristi. Che damo dopo una spuntatina pure ai capelli? Lascia perdere, vacci piano con quel rasoio e con le tue stupide storie, ci siamo capiti? Che v'ho forse messo paura? Ecco, siete servito. Attento a quello che dici. Certo, signor Di Maggio. Aiuto! 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 Mi ammazzano! Fermatevi che ti ammazzano! Aprite te! Aprite te! Aprite te! Lasciatemi! Lasciatemi! Che l'hanno ferito? No, è solamente un graffio. Io non c'entro niente! Cammina, su, muoviti, dai! Su! Venga, l'accompagno in infermeria. Hanno tentato di ammazzarmi. Chi? Come sarebbe chi? Il cinese. È stata quella carogna a organizzare tutto. So che è stato lui. Certe cose si sentono, non c'è bisogno di prove. Da quando ci siamo legati al cinese non ce ne va bene una.
Sai cosa è successo ieri notte? No. Che cosa? E parla. Insomma, si può sapere che cazzo è successo ieri notte? Qualcuno è entrato negli uffici della tua società e ti ha alleggerito tra assegni e contanti di circa 800 milioni. È stato lui? No, stavolta il cinese non c'entra. Ero con lui quando facevano il colpo e ti assicuro che... Ma sei proprio fesso. Ma non capisci che quello si è servito di te per farsi l'alibi? Quel figlio di puttana crede di essere più furbo di me. Tirami fuori da questo posto di merda e io ti giuro che l'ammazzo con le mie stesse mani. Calma, Frank, calma. Calma, un paio di palle. Tu sei il mio avvocato, ti do carta bianca e mi devi fare uscire di qui entro domani mattina. D'accordo, ma cerca di non urlare. Se quel cornuto crede davvero d'aver fregato Di Maggio, si sbaglia di grosso. Mandami qui Tony. Ho un lavoretto per lui. Va bene, Frank. Come vuoi. Ti prego, non farmi domande alle quali non posso rispondere. Ma in nome della nostra vecchia amicizia, fa quello che ti ho detto. Sono un giudice. Devo farle le domande. Per quanto mi risulta, tu eri morto durante una sparatoria. Ed ora mi piombi in ufficio e in nome della nostra vecchia amicizia mi chiedi niente meno di concedere la libertà provvisoria ad un delinquente come Di Maggio. Ti rendi conto di cosa mi stai chiedendo? A Di Maggio sto dietro da anni. E non sei mai riuscita a incastrarlo. Anche questa volta, quanto pensi di tenerlo dentro? Una settimana? Due? Poi? Senti, aiutami. Fallo uscire. E ti prometto che te lo faccio beccare sul fatto. Tanzi. Non cambierai mai, eh? Sempre pronto a metterti in qualche casino. Sì, va bene. Ti libero il tuo Di Maggio. Ma ricordati, se dovesse andare male, vai dentro tu al suo posto. Adesso sto bene. Però senti. E adesso? Come stai? Ah, ma io devo sfasciartela quella facciaccia che hai, eh? Dimmi la verità. Sei stato tu che hai fatto liberare Di Maggio, eh? Dai, dimmelo, tanto lo so che è andata così. Tu sei amico di Lo Iacono. Sei andato da lui e l'hai fatto liberare, eh? Era l'unico modo per venire a capo di questa faccenda. Per te era l'unico modo. Per te che sei convinto che la giustizia sia sinonimo di obitorio. E adesso cosa vuoi fare? Aspetto. Aspetto che le tue brillanti idee mi trascinino definitivamente nella merda. Grazie per la fiducia. Prega il tuo santo protettore che tutto vada liscio. Se no il lavoro che doveva fare il cinese lo faccio io. Con queste mani. D'accordo. Ma in attesa di questo dolce momento, andiamoci a prendere una mano, eh? Che trucco c'è sotto? Nessun trucco. Soltanto un'idea. Un'idea molto semplice. Prendere due piccioni con una fava. Andiamo. Senti poi, ma quella ragazza, Nadia, che fine ha fatto? Ha preso un rapido per Milano. Meglio per tutti e due. Egregio signor Frank. Oh, Ettore, come si scrive su Frank? Con la E? No, con la A. E perché si dice Frank? E chi ne so? Oh, Frank Di Maggio. Sì? Ah, signor Di Maggio. Sì, è qui, glielo passo subito. Pronto, Frank? Ti hanno trattato bene al gabbio? Io ho telefonato, mi sono comandato ad amici miei che ti facessero un trattamento da signore. Grazie, Maietto. Senti, non stiamo a prenderci per il culo più di quanto sia necessario. Io voglio parlare con te per chiarire la situazione. So che soltanto tu puoi recuperare i miei soldi. Quelli che mi hanno rubato. I soldi tuoi stanno qua davanti a me, caldi. E non vedo l'ora di portarteli. Così ti convinci se ci so fa o no. Giusto. Guarda, facciamo una cosa. Vediamoci da Ranocchia. Ai quattro. E sì, oggi è il giorno di riposo, non c'è nessuno che ce rompe i coglioni. Da Ranocchia, certo, perché no? 4 o'clock. Si dice così? Bravo. Bravo sto cazzo. Ciao, Lima. Ciao. Adesso basta quei scherzi, americano del cazzo. Ma proprio rotto di coglioni. Tu vai subito da Ranocchia. Ma prima mi devi dire quello che devi fare.
Quando gli dai il biglietto, io entro e lo faccio secco. Non aspetta manco un secondo, subito, quando gli do il biglietto. Subito. Dipende tutto da te. Non ti preoccupare, Cine. È tutto in mano tua, eh? D'accordo, sta tranquillo. Tu prendi la Range Rover e l'accompagni dalla Nocchia. Sì. O lasci lì e la parcheggi dietro al ristorante, dove c'è il ponte. Ho capito. Guarda bene, dovessimo farla bella. Va bene, Cine. Adesso andate via perché c'ho da fare. Andiamo, Dario. Sali, Schultz. Pronto, centrale? Di Maggio è uscito adesso, si dirige verso Roma. Avvertite il commissario Astalli che lo stiamo seguendo. Passo. Caro, dove stai andando? Torno subito. Tutto ok, signor Di Maggio. Bene. Andiamo. Lasciatemi! Questo te lo manda Di Maggio. Così un'altra volta imparerai a spettacolare. Questa lavanderia tuo fratello la mise su con i nostri soldi. È così che ci ripaghi, eh? Non ce la faccio più. Un po' d'acqua, vi prego. Conviene eliminarla, la stronza. Certo. No. Pietà. Abbiate pietà. No. Coraggio, Maria. Al ristorante del Ranocchia. Sulla Salaria. Salve, Cinese. Ciao, Frank. Hai i soldi là dentro? Mm-hmm. Senti, a proposito dei soldi, questi qua te li restituisco sotto forma di pensione. Pensione? Pensione, pensione. Vedi, Frank, devi capire che questa città, per tutte e due, è un po' piccola. Come sarebbe? Sarebbe a dire che adesso in poi io mi voglio tenere Roma. E tu te vieni a New York. Là ti capiscono meglio, ti pare? E allora? E allora, vecchio mio, vuol dire che te ne devi andare. A me piace stare qui. Va bene, parliamo dopo, eh? A proposito, ti mandano questo. Cos'hai, Cinese? Qualcosa non va? No, perché?
Le mani. Tira fuori le mani. Adesso portalo fuori di qui e ammazzalo, questo gran figlio di puttana. Dai, cammina. E vabbè. Acine, devi da capire che non ce l'ho con te, solo che Di Maggio era più forte. Mi dispiace. Non te devi scusare. Io sono uomo che capisce. Oggi è me, domani è te. So, dai. Dovevo immaginarlo. Quel fetente ci ha fregati. Aspetta un momento. Prima deve dirci dove ha nascosto i soldi. Sono contento di essere arrivato tardi. Andiamo, va?